Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. È proprio vero che uno no, si alza la mattina e si trova davanti cose nuove. Io oggi vi volevo parlare della questione della revoca alla nomina di Tommaso. Ne parleremo domani perché oggi è urgente che io vi parli dei peperoni fritti che fanno male. Se uno si mangia la sera, la notte poi dorme male, ha le visioni. A che mi riferisco? Ma insomma, è possibile che una città in dire, ma devo dire anche alcune testate giornalistiche che solitamente fanno informazione seria, non siano in condizione di rendersi conto che siamo di fronte a un fenomeno preoccupante e allarmante. Questo signor sindaco ci fa paura per le cose che dice in libertà, senza un riferimento, senza una concretezza. Io non lo so se è l'età, se è la mancanza di risultati pubblici, se è il fenomeno che si ingenera in una persona che non potendo vantare dei risultati si mette a fare delle promesse, ma insomma andiamo a concreto. Qua c'è una persona che viene fuori e dice che lui costruirà uno stadio su 100.000 metri quadrati di terreno. Ve li immaginate quanti sono 100.000 metri quadrati di terreno? E chi li tiene sti 100.000 metri? Sono 100.000 metri da espropriare ai proprietari, pagandoli, e i soldi chi li deve cacciare? Ma guardatevele le interviste, guardate i comunicati stampa, le delibere, si parla di cose che non stanno né in cielo e manco in terra. Investimento da 50 milioni di euro. E chi lo fa questi investimenti? Chi sono le persone? Un consorzio fatto da chi? I marziani, Topolino, Paperelli, ma chi sono che mettono 50 milioni di euro per espropriare 100.000 metri quadrati di terreno? Dove? E per fare che cosa? Dobbiamo fare uno stadio da 15.000 spettatori. Ma chi lo dite? Ma scusate, quanti spettatori stanno ogni domenica allo stadio? 3.000. Nelle partite importantissime, 5.000. Ma voi sapete 15.000 spettatori quanti sono? A Cerignola siamo 60.000. 15.000 è un quarto. Cioè ogni quattro cristiani uno deve andare allo stadio a fare che cosa? Fantasie, cose irrealizzabili. Fra l'altro, se fossero realizzabili sarebbero inutili, perché insomma, voi pensate, Cerignola ha bisogno di uno stadio da 15.000 posti. Insomma, che realismo sta in questo? Soprattutto, qua ci vuole un po' di malizia, non so se voi siete attrezzati per avere un poco di malizia, perché io sento persone che si stanno mettendo in macchina per andare allo stadio di 15.000 posti, non so se la utenza. Ma vi rendete conto che
È una cosa che non sta né in cielo né in terra. 100.000 metri quadrati. Ma che è San Siro? E poi dove stanno questi 100.000 metri quadrati? Chi li deve espropriare? Il comune di Cerignolo, in collaborazione con un consorzio. E mi volete dire questo consorzio? Da chi è composto? Chi sono queste persone? Di Cerignola, dell'Alta Italia, dell'altra Italia, l'Italia della fantasia, che hanno messo insieme 50 milioni di euro per fare uno stadio, che poi sarà di proprietà di chi? Di loro, di loro consorzio? Non si capisce, ma fantasie, volete la parola giusta? Puttanate! Invece di parlare delle cose concrete che bisogna fare in questa città abbandonata, disastrata, si fanno queste fantasie senili. Sentite, io da oggi questo stadio lo chiamo Stadio Comunale Francesco Bonito, anzi no, Comunale Lima, Stadio Consortile Francesco Bonito, e poi avvisatemi, speriamo che io campo tanti di quegli anni che lo posso vedere, avvisatemi quando mettono la prima pietra, non quando lo finiscono, quando mettono la prima pietra su questi 100.000 metri quadrati. Sentite, a me mi scappa da ridere, però ci sta da piangere. Perché in questa città, e questo spiega tante cose, c'è ancora gente che se gli dici che ucciuccio volo, si mette a guardare il cielo aspettando che passi il ciuccio che vola. Ma di che stiamo? Ma hanno fatto una delibera di che? Se la delibera io non l'ho ancora letta. Il riassunto fatto dice che è di interesse pubblico fare uno stadio. Tanta piacere a Pachilla. Dove? Sui terreni nella proprietà di chi? Quando? Con quale progetto? Chi sono quelli che metteranno i soldi? Chi sono? Dove stanno? Chi li ha trovati? Li ha trovati lui? Allora sono papalone fritto, mangiati la sera, che danno le allucinazioni. È una cosa... non è nemmeno irrealizzabile, perché vedete, se una cosa è difficile da fare, uno ci può anche provare. È una cosa impossibile. 50 milioni di euro. In amministrazione, stai con che con te 50 milioni. Può darsi che la prossima giunta, questo è un suggerimento, il comune decide di comprare una macchinetta, quel che conti sono, ma una macchinetta grossa, perché 50 milioni. Fa sì. Signore, è un disastro. Un disastro. E mi dispiace che ci sia così poco rispetto per i cittadini che non si fanno nemmeno una domanda per dire ma di che sta parlando quest'uomo? Ma quest'uomo vive la realtà o vive un sogno? Vedete, io non so se riuscirò con l'aiuto della regia a mandarvi un pezzettino di un'intervista che risale a 2 mesi fa, nella quale Bonito dice il risultato di questa amministrazione di cui io vado più orgoglioso è quello raggiunto nella raccolta dei rifiuti. Oggi come state a raccolta rifiuti? Raccolta rifiuti è uno dei settori dove credo possa vantare i successi più importanti.
Oggi come state a raccolta rifiuti? Raccolta rifiuti è uno dei settori dove credo possa vantare i successi più importanti. Oggi come state a raccolta rifiuti? Raccolta rifiuti è uno dei settori dove credo possa vantare i successi più importanti. Oggi come state a raccolta rifiuti? Raccolta rifiuti è uno dei settori dove credo possa vantare i successi più importanti. Oggi come state a raccolta rifiuti? Raccolta rifiuti è uno dei settori dove credo possa vantare i successi più importanti. Voi non ci credete? Ridete, ma perché ridete? Perché c'è una città piena di immondizia. Io sono 3 giorni, 4 giorni che vedo davanti alle case popolari a San Samuele una montagna di rifiuti. Adesso hanno tagliato degli alberi. E dato che il rifiuto verde è un rifiuto che va trattato in una determinata maniera, l'hanno tagliato e l'hanno accatastato in mezzo alla strada. Per cui un bambino che scende dalle case popolari, che notoriamente sono abitate da persone che dovrebbero essere il centro dell'attenzione di qualunque amministrazione, prima si deve fare strada fra il cumulo dei rifiuti, poi fra questo cumulo di verde, di rami tagliati e abbandonati lì da giorni. In questa realtà noi abbiamo un sindaco che si presenta in una televisione, siamo diventati la barzelletta anche dei paesi confinanti, e dice che il più grande risultato che ho ottenuto è quello relativo alla raccolta dei rifiuti. In che senso? Nel senso che non si raccolgono i rifiuti. Io ogni mattina trovo il paese pieno di immondizia, non ne parliamo delle strade vicinali, non parliamo dei quartieri periferici, ma questo non si rende conto di niente, non sa nulla di quello che succede in questa città. È continuando con questa abitudine, non c'è una frase che non cominci con io, abitudine di autoesaltazione, di autoelogio, di autosantificazione, a fronte di continui fallimenti, di disastri assoluti. È quello che stanno combinando per il corso, voi lo vedrete. Un giornalista dovrebbe valutare criticamente le cose che uno dice, e quando dice la raccolta dei rifiuti è il mio risultato migliore, io prenderei il mio telefono, io non sono nessuno, sono un cittadino qualunque, e vi farei vedere le foto che mi hanno mandato, ma che mi mandano tutti i giorni. E questo continua a sostenere che il più grande risultato che ha ottenuto è la raccolta dei rifiuti, che ha fatto passi da gigante. In che direzione? E questa è la stessa cosa per quanto riguarda lo stadio. E concludo, perché vi voglio lasciare solo questo argomento, sperando che qualcuno rifletta sulle cose. C'è gente che comincia a fare la polemica con i foggiani. Avete visto Foggiani? Che stadio che teniamo noi? Quale stadio? Per fortuna c'è il Monterisi aggiustato da noi, se no le partite a Piazza Duomo le dovete giocare. E quando l'abbiamo aggiustato? L'abbiamo aggiustato con elementi concreti, facendo lavori immediati. Qua si parla di 100.000 metri quadrati. 50 milioni di euro di investimento, ma lo sapete scrivere 50 milioni? E sti 15.000 spettatori, che dobbiamo fare? Dobbiamo mandare la cartolina precetto, presentate per tutto quanto che mangia ustati di 15.000 spettatori. Abbiamo una realtà sportiva che richiama 15.000 spettatori, che non li fanno a Foggia, a Stendo li fanno a Bari. Assurdità, chiacchiere a vuoto, fantasie.
L'importante è non lavorare, non affrontare i problemi spiccioli, quotidiani, cittadini, sparare cazzate. L'abbiamo chiamato fino adesso Lampadina Primo, ma qua dobbiamo dire Cazzaro, Cazzaro, che spara promesse irrealizzabili. Lui parla di sogni, non sono sogni, sono incubi, perché sono cose non realizzabili e che ammesso fossero realizzabili sarebbero inutili, ma non parliamo di utilità e inutilità, perché non si farà mai questa cosa non si farà mai. È la delibera fatta per dire c'è un interesse pubblico, è come se io dicessi ho un interesse pubblico a colonizzare la luna, le stelle, ho un interesse pubblico a vincere la lotteria di Capodanno, è un interesse pubblico. E gli altri passi? E questo consorzio, si può sapere chi sono queste persone, queste società, interlocuzione, quale interlocuzione? Qua c'è una sola fantasia, anche questa, frutto di una indigestione da peperoni fritti che si piazzano sullo stomaco. Sapete qual è la fantasia? Niente, che ma scuffleo Monterisi, ma costruire. Dove sta il Monterisi? Dobbiamo costruire. Chi deve costruire? Attenzione, di che cosa stiamo parlando? Là non si può toccare niente. Non si può toccare niente. Realisticamente non si può toccare niente. Quindi vorrei capire, uno che caccia 50 milioni di euro, come li recupera? Cioè un a fondo perduto, a babbo morto, un regalo per la città di Cerignola. Mantenetelo a freno, mantenetelo. Perché? Sul piano dei fatti è tutto un disastro. Adesso io sono preoccupato, perché la gente ci ride dietro a un'intera comunità. Cerignolo si fa uno stadio da 15.000 spettatori, ma voi sentite questa necessità? E costruire su quello che era il Monterisi è irrealistico, è una cosa che non succederà mai. E perdiamo tempo a parlare di queste cose, io per primo, quando invece l'unico commento sarebbe una grande risata e ribadire i peperoni fritti la sera fanno male. State buoni, ci vediamo allo stadio. Ma il cielo è sempre